Ciao a tutti, oggi andiamo a provare questo robot aspirapolvere, gli Electrolux B3000, un aspirapolvere entry level di questo marchio. Ma andiamo subito a vedere quello che troviamo in confezione, perché dentro la confezione troviamo, oltre a un filtro aggiuntivo perché l'altro è già su, due spazzoline aggiuntive, l'adattatore di alimentazione che a noi servirà a ben poco, la basetta di ricarica che ci andrà collegato l'alimentatore, oppure l'alimentatore va collegato direttamente al robot. Comunque, come utilizzo standard, basta collegarlo alla basetta e poi dopo ritornerà da solo sotto carica. E il telecomandino, piccolo telecomandino che potrete comandare a vostro piacimento il robot, perché il robot si comanda solamente con il telecomando e non da smartphone, purtroppo. E mi dimenticavo anche il muro virtuale: se noi non vogliamo far andare il robot in una determinata stanza, lo posizioniamo lì e automaticamente creerà una barriera, come ho detto prima, virtuale. Andiamo a vedere il robot, che ha un diametro di 340 mm con un peso di 3 kg, un'altezza di 90 mm e una batteria che ha una capienza di 2000 mAh che impiega più o meno in 3 ore e 10 circa per ricaricarsi. E poi dopo, andandolo a vedere da vicino, qua sopra troviamo il sensorino ad infrarossi che troviamo sia sulla basetta che sul muro virtuale. Qua sopra troviamo l'apertura un po' tipo alla Walkman per il filtro, direi di andarlo a vedere dopo. Qua davanti tutti i vari sensori per non andare a sbattere contro al muro, insomma alle pareti, che si grafferà molto facilmente, quindi ogni tanto quando sbatterà, per dire, contro una sottospecie di vetro o qualcosa del genere, si grafferà parecchio, come potete anche vedere voi. Comunque è proprio antiurto, quindi tranquilli che non vi rovinerà nulla. Sul fondo ci sono le due spazzoline di pulizia che, non vi ho detto prima, spazzoline, filtro, si trova tutto online, il pacchetto completo costa più o meno sui 30 euro. Sempre qua sul fondo ci sono le due rotine ammortizzate, c'è anche il sensore anticaduta, o meglio i due sensori, perché se avete una scala, automaticamente quando sentirà che va nel vuoto, tornerà indietro automaticamente, quindi non c'è neanche pericolo di caduta. Vi dicevo, le due rotine, più o meno questo qua è tutto, qui la bocca d'aspirazione, la bocchetta d'aspirazione. Andiamo poi a vedere direttamente il filtro, perché se noi lo andiamo ad aprire c'è la sua bella vaschetta con una capienza di 0,3 litri con il portafiltro e filtro EPA, che questo filtrino qua direi che finché non lo vedete sporco gli date una bella pulita, perché lo potete lavare anche direttamente la vaschetta. Vaschetta che ha anche un, o meglio, questo è il primo filtro che anche lui è compreso nella confezione per la sostituzione, se volete acquistarne in più. Direi che più o meno una volta al mese voi lavate tutto e siete a posto. Rimettiamo tutto al suo posto, infiliamo dentro il filtro e lo richiudiamo. Adesso andiamo a vedere direttamente il display, perché noi possiamo andare ad accendere il robot direttamente con il tastino qui a fianco, che poi sempre qui troviamo anche l'entrata di alimentazione se non vogliamo utilizzare la base. L'andiamo ad accendere e lui sarà pronto a eseguire i nostri comandi. E infatti ci chiederà di selezionare una modalità, perché noi possiamo, o meglio, abbiamo quattro modalità. La prima modalità è l'autopulizia, che automaticamente lui partirà e inizierà a pulire tutta la stanza. Adesso c'è l'autospegnimento. Automaticamente controllerà tutta la stanza e farà proprio un'autopulizia controllando automaticamente dove c'è più sporco, lui passerà e pulirà.
anche se non è proprio vero, vi dico già che lo chiamo un po' robomatto perché secondo me non rileva proprio lo sporco. È proprio lo sporco, lui parte automaticamente e inizierà a girare un po' a casaccio, cosa che si nota anche quando andrà a sbattere contro il muro, torna indietro e va per i cavoli suoi, un po' perso, dai, diciamo, non ha proprio un sensore che rileva tutto lo sporco. Questo vi dicevo pulizia automatica, quindi se lo fate partire automaticamente inizierà a pulire. Seconda, la pulizia in un punto molto sporco, in un punto specifico. Quindi se premiamo sul telecomando il tastino vortice, automaticamente partirà direttamente alla potenza massima di 25 watt con più o meno una rumorosità di 65 decibel massimi e pulirà proprio in una zona specifica facendo proprio un giro a spirale. Poi c'è anche la modalità pulizia bordi, che automaticamente sfiorerà contro il muro evitando gli ostacoli proprio al pelo e facendo proprio il giro contro a tutti questi bordi. Vi dicevo quattro modalità perché la quarta è la modalità pianificata, quindi noi potremo impostare un tempo di avvio. Vi faccio un esempio: adesso sono alle 6, se noi impostiamo una pianificazione di 2 ore, alle 8 partirà automaticamente tutti i giorni. Quindi potete impostare un orario praticamente ogni 15 minuti fino ad arrivare a 24 ore. Quindi ogni giorno partirà all'orario che avete impostato. Poi con le frecce che trovate sul telecomando potete anche comandarlo, quindi spostarlo a vostro piacimento, un po' come se fosse un joystick. Perché questa funzione è comoda per cosa? Sì, ok, per portarlo proprio in una posizione giusta dove vediamo dello sporco che lui non riesce a rilevare, ma anche a riportarlo alla base. Molte volte capita che il robot non ritrova più la base, anche a batteria scarica, non riesce più a tornare a casa. Perché la durata della batteria è di circa 90 minuti massimo, o meglio, la durata della batteria è di 100 minuti, lui si ferma un po' prima, quindi fa 90 minuti di pulizia e poi più o meno impiega quei 10 minuti a cercare la casa. Lo vedi proprio impazzito che cerca di tornare sotto carica. Però sì, vi dicevo, comandarlo a distanza con il telecomando, però ricordatevi sempre che è un telecomando di infrarossi, quindi massimo 10 metri e senza puntare direttamente al robot, la ricezione è proprio pessima. Comunque, come aspira? L'aspirazione direi ottima, una pulizia proprio eccezionale, quindi questo non si discute assolutamente. Adesso qua in terra ho fatto un po' di casino a vuotare la sua vaschetta, eh? Vediamo se ci passa sopra. Vabbè, ovviamente no, però ci proviamo. No, di qua, no, di qua. No, gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Lì. Bravo, 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 bravo. E intanto ha tirato su qualcosa. Ci sono rimaste un paio di bricioline qui, qui. Però neanche più una traccia. Sì, vabbè, quella briciola che vi ho fatto vedere prima. Adesso provo a fargli pulire anche lì. Vai, bravo, così continua. No, 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 no. No, no. Gira, 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 gira. Lì, 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 lì. Sì, ha preso su tutto! Grande! Se anche voi come me non avete mai utilizzato un robot aspirapolvere, questo qua è proprio la mia prima volta che utilizzo un robot del genere, rimarrete proprio stupiti per quanta sporcizia riesca a tirare su. Boh, secondo me la crea da sola, perché fate una pulizia, vi sembra pulita in casa, tirate fuori il filtro e il filtro è sporchissimo. Io non so da dove aspiri tutta questa sporcizia. Oh, ho già fatto un danno. Non mi ricordavo che era di qua. Intanto si vedono i petali che ha tirato su prima. E guardate qua che sporcizia! Vedete, possiamo trarre le conclusioni dicendo che sì, è un ottimo aspirapolvere, un po' pazzerello perché pulisce un po' dove gli pare a lui.
ed è poi anche un aspirapolvere economico, dai, su Amazon si può trovare a 150-155 euro e ovviamente non può sostituire i classici aspirapolveri, direi che per gli angoli più difficili è sempre meglio utilizzare il classico aspirapolvere a mano. Quindi per chi lo posso consigliare questo aspirapolvere? Beh, direi chi non ama tanto gli smartphone, uno come me, piacerebbe proprio lo aspirapolvere automatico che si può controllare da smartphone anche fuori casa. Però penso anche solo a mia nonna, per esempio, non ha uno smartphone, cosa fa lei? Preme sul telecomando play e automaticamente pulisce la sua stanza. E nel caso non riesca a utilizzare tutti i vari comandi, lei semmai lo mette in pausa, lo sposta in un'altra stanza e lo fa pulire, senza affaticare troppi nonni. Ottima idea. Ed è un aspirapolvere adatto a me. Adatto perché io pulisco molto poco. Shh, parlo piano perché se mi sente mia mamma. Per qualsiasi altra informazione, contattatemi pure e alla prossima su YouWinBlog. Dai, portatelo in giro, dai, dai, dai. Olè, un aspirapolvere cattivo. E si incastra e si ferma. Giro, giro tondo. Dai, ecco, si è incastrato. Finalmente, da un'ora che giro non si incastrava mai. Allarme, allarme.